Un diplomatico saluto a tutti con quello che mi dicono che il 55esimo Again Boxing sarà un double unboxing, nonché un unboxing di roba già unboxata, ma su consiglio del pubblico del gruppo di FJ su PS2, di cui lascio i link in descrizione, comincio con la roba nuova veramente interessante, cioè il The 400, The 400 Mini, che si dice, la riproduzione, la versione mini, quindi giocattolosa del antico home computer Atari di inizio anni 80, però non mi sono documentato per un cazzo, quindi vabbè, la scatola è piccoletta, ma che pensavo tanto, io mi sono confuso, c'ho anche poco tempo per pensare a ste robe, e mi sono confuso, pensavo che avessi i tasti funzionanti, invece non so, al solito, cioè come il VIC-20 e il... Sì, ma che cazzo mi gira io a fare il VIC-20 e il Commodore 64 grosso che vedete là dietro, e invece no, è un mini, ma va bene così. Io l'ho preso per cosa sono qua, per boh, Berserk, Birdrock e Star Raiders, anzi Star Raiders 2. Qui c'è anche Millipede, un millipede per gli amici, che forse che è un altro giocone. Dunque, iniziamo ad aprirlo. Oh, vabbè, qui vediamo la scatola, carina, simpatica, amichevole. Qui ti dice che può funzionare anche con i giochi di questi sistemi che sono un 2600, un 5000. Vabbè, allora c'è 2600 XE e 800 XL. Ah no, no, quel cacchio era scritto, ma che bello. Quindi lei compatibile con i giochi di 400, 800, XL, XE e 5200, 2609, tanto ci sono già 300.000 macchine che fanno i giochi del 2600, oltre all'ottima 50th anniversary. Quindi, vabbè, tanto meglio. E qua dicono, come potete vedere qua, che i giochi devono essere ottenuti legalmente. Ragazzi, non piratate, mi raccomando. È software di 40 anni fa, ma non piratatelo, stronzi. Andiamo ad aprire questa ciofeca, vediamo avanti, prima vi faccio vedere un po' i lati. Niente di speciale qua, tutte scrittone, attention, non devo neanche leggere. Praticamente voglio non fare un cazzo. Ecco, vediamo. Eccolo qui. Non è brutto, eh? C'è la classica plastichetta, custodia di plastichetta. E questa è la macchinina. Ha una bella faccia. La forma è veramente caruccia. Sembra una astronave. E... Allora, fatto il momento autistico bambocciolo, guardate, è bello, è bello. I tasti sono un giocattolo, questo è tutto appunto una riproduzione da tenere sul mobile, costosa. Prezzo sanguinoso, presa prezzo sanguinoso 128 € su Amazon, e come ha detto un utente, un caro utente del gruppo FJ su PS2, una riproduzione da tenere sul tavolo praticamente, così per memoria dei bei tempi, però effettivamente veramente caruccia, assolutamente bellina. Bene, e adesso veniamo alla ciccia, andiamo avanti con la ciccia. Qui c'è lo stick attaccare via USB, ovviamente, e vediamo altra cavetteria. No, addirittura le istruzioni, vediamole.
Ah, ti dà la configurazione, ok. Bene. Tutto di interessante, niente di interessante in realtà. Ti ho fatto la roba. Pistaccio del signore, dammi un po'. Eccolo qua. Qua dentro ci saranno i soliti cavetti, cavettini. Esattamente, HDMI e USB con questo bel colore grigio giallastro da computer che hai tenuto in garage per 20 anni. Calcoliamo, l'hai messo, che ne so, in garage nel 1994 e noi siamo nel 2014. Diciamo 10 anni fa rispetto ad adesso, e lo tiri fuori e ti ritrovi tutta la plastica di questo adorabile colore. Intanto ho notato che il Saturn là sotto è pieno di polvere, devo prendermi cura di lui, povero angelo. Bene, e questo è quanto per il 400 mini, bello, bellino, vi farò sapere come funziona. Farò sapere come funziona, ma adesso andiamo, dopo la ciccia, andiamo sulle fetenchie. Sono sceso anch'io potevo fare altrimenti nel lagone delle console a cartuccia da attaccare direttamente alla TV. Qui è veramente una morchia di sistema. È 40, ok. E niente, questo qui lo porterò per portarli in giro, in via dell'Istria. Ecco. Attaccare la TV lì. Guardate, questa è la console in sé. Ha dentro una micro SD, tra l'altro l'ho già testata, dentro la micro SD, qua c'è la presa USB per alimentarla e questi sono i due pad morchia, questi qui veramente basso livello. E poi come dimenticare prolunga HDMI o HDMI, cioè come volete, e cavo d'alimentazione, attaccare USB. Questo è quanto. Ah no, anche le istruzioni in cinese. Eh sì, sono tutte in cinese. Anche in inglese. Vabbè. Questo l'ho presa su, come si chiama? Subito.it da un tipo, no, un ragazzo triestino. Mi sono tolto l'ospizio e la portavano nei weekend, nelle giornate di maggior scazzo, così, che scazzo, come definiresti in famiglia? Noia, ennui, ecco, diciamolo con un francesismo, la porterò dietro e vabbè, l'ho anche testata, l'emulazione fa abbastanza cagare. Ma c'ha un vantaggio fondamentale. Cioè, fa fatica ad emulare anche i giochi del Super Nintendo. Però c'è un vantaggio fondamentale che mi fa apprezzarne l'acquisto. Ho speso 25 € per questa roba. Cioè, Super Psychic 3 funziona abbastanza bene. È tipo come giocava, cioè va alla velocità della versione che c'era sulla SNK Collection per PS2, per capirci, software di 15-20 anni fa. Ok, però insomma, pur di giocare con i miei cari Duccio e Cicherama,
questo, si fa questo e altro. Ah, e c'è anche il Neo Geo Cup 98, nei giochi MAME, e insomma si difende, mentre invece è così. Mi è andato in scoreggio il cervello, che ne avevo perso il filo del discorso. Allora, si difende sul 3, questa è la cosa più bella. L'1 giochicchiabile, Tecmo World Cup 96 giochicchiabile, il 3 giochicchiabile, Super Sidekick 2 fa cagare, il 4 non c'è, cioè è lentissimo, non riesce neanche a far partire partita praticamente. E vabbè, e dunque, poi vabbè, il Mega Drive ha una prestazione decente, sullo SNES dipende dai giochi, gran parte delle robe fa schifo. Game Boy e come si chiama, Game Boy Color, di qui, e anche Advance mi sembra, ci sono gli emulatori di tutti questi, funzionano, combatticchiano. Gli altri, cioè NES, sì, va, è quello che va meglio, ma vabbè, stiamo parlando di emulatori che sono disponibili da più di 20 anni, quindi è l'investimento, ma almeno è un bel, cioè, beh, un simpatico sistemino portatile da attaccare alle TV. Bene, dunque, questo è tutto, questo è il 55esimo Ugly Unboxing, che finisce qui, e vi saluto alla prossima. Ciao cari!